Stadio Franco Maniscalco, ore 11. La Virtus Pomezia affronta il Guadaluperos, un match che serve ad entrambe le compagini per tenere vive le speranze. La tensione è alta sul rettangolo verde e il bel gioco stenta a mostrarsi nella prima mezz'ora. È il numero 10 della squadra pometina ad aprire le danze. Al 29esimo Seferi aggancia, cambia passo e parte in progressione sulla fascia. La difesa non gli sta dietro e lui ne approfitta per accentrarsi. Cerca lo spazio e ci prova. Il portiere non trattiene ed è rete. Gollazzo di Seferi e Virtus Pomezia in vantaggio. Ma il Guadaluperos tenta di reagire subito. Pratesi mette in mezzo e Serafino colpisce di testa. La traiettoria è molto velenosa, il pallone colpisce il palo. Difesa agghiacciata. Due minuti dopo però risponde Giacoia con una sciabolata che tocca il palo. Poi la caviglia del portiere finisce in out. Nel secondo tempo partita più tattica. Ma la Virtus Pomezia, piuttosto che abbassare il baricentro, rilancia. Sovrapposizione di Capitan Chianese che prova il cross teso. Deviazione di Pietrangeli che inganna Rosini ed è 2-0. Autogol del Guadaluperos che si ferisce da solo. Tre minuti dopo, espulso Raya dopo un impatto doloroso ai danni di Marucci. Per gli ospiti si fa difficile e dal 66esimo la palla arriva a Celiani. Gli avversari protestano per un presunto fuorigioco ma lui continua, temporeggia e poi insacca d'interno sinistro. 3-0 Virtus Pomezia. Per il Guadaluperos è ardua la rimonta. Dopo appena 6 minuti la squadra in trasferta ha l'occasione di riaprire il match. Serafino, a tu per tu col portiere, prova il cucchiaio, ma c'entra in pieno la traversa. Porta stregata per gli ospiti. A 5 minuti dello scadere, D'Ambrosio parte in progressione sulla sinistra. Punta un difensore, si gira e lo inganna. Poi con una finta gomito lo evita nuovamente e prova la botta. Ma Rosini gli dice di no, con la mano di richiamo. A partita ormai conclusa, in contropiede, la Virtus ha l'occasione per il poker. De Simoni viene pescato davanti al portiere, ma esita troppo e si fa ipnotizzare. La partita si conclude 3-0. La Virtus Pomezia raggiunge a quota 25 il Guadaluperos, che perde l'occasione di aumentare il gap. Sì, è una buona prestazione da parte della squadra. Peccato che manchiamo di continuità nei risultati, perché facciamo buone prestazioni, alterniamo con risultati meno buoni. Però ormai dobbiamo fare un campionato, penso, di media-alta classifica.